Abbiamo voluto organizzare questo agorà al termine dell'iniziativa In linea d'aria perché era importante sedersi attorno a un tavolo e capire in che modo si possono collegare il troppo vuoto e il troppo pieno. Tema è unico perché noi dovremmo chiedere ai giovani di rimanere nella nostra regione, perché dovremmo dirgli di continuare a vivere la loro vita in paesi come Cirigliano, come Accettura, come Aliano. Gli artisti hanno abitato in una residenza per una settimana, lavorando ognuno a una propria proposta artistica che fosse in grado anche di dialogare con l'esistente, quindi con le comunità abitanti di questi paesi. Gli artisti sono stati ingaggiati, diciamo così, e insomma gli è stata proposta una scommessa che è quella di pensare la propria opera non solo per lo spazio live, ma anche per lo spazio radiofonico. Il nostro primo obiettivo era quello proprio di incontrare gli abitanti di Cirigliano e insieme portarli ad una riflessione, che è il tema profondo della produzione Umana Foresta. Si è parlato soprattutto delle loro storie, quindi della nostra storia, delle nostre tradizioni e del nostro territorio. Quindi i ragazzi sono diventati i veri protagonisti di queste 3 giornate che abbiamo trascorso insieme alla Fondazione Matera 2019. Questo gruppo ci sono pure altri 2 bambini e raccontiamo un'esperienza della nostra vita. Per noi di Cirigliano è stata un'apertura a nuove esperienze, diciamo. Questo è stato, grazie alla Fondazione Matera 2019, un'esperienza importante per la nostra comunità che ha consolidato sempre di più nel tempo queste residenze artistiche che apportano nuova linfa vitale alla nostra comunità. This experience, which is not only about Aliano, it's we try to communicate also to the audience the feeling how it is when you arrive in a as a person, as a foreigner in another place. Qui c'è veramente una disponibilità che io non ho incontrato facilmente. Infatti, mi sento fortunatissima di essere insomma stata combinata a pietra pertosa. Crediamo che la cultura possa rappresentare il futuro, può essere un'opportunità per la crescita dei piccoli borghi e l'arte contemporanea può essere un ampliamento dell'offerta turistica e può essere motivo di crescita per la comunità. Con la cultura i nostri borghi potrebbero rifiorire, ridare di più di quello che abbiamo avuto fino adesso, specialmente per i giovani. C'è stato proprio questo aiuto di cercare i legni, portarli qui. Poi mi hanno più che altro anche spiegato proprio la tradizione del maggio, quindi sentire dai loro racconti tutti i processi del prima, del dopo. Beh, l'artista si è integrata benissimo nonostante il pochissimo tempo a disposizione. È stata brava e l'ho trovata felice per come è stata accolta dalla comunità. È stato appunto bello anche capire la sua visuale verso il bosco, perché noi magari lo vediamo in un modo, un artista ovviamente lo vede in un altro modo. È stato un lavoro molto di scambio, siamo stati in ascolto di quello che loro ci raccontavano, in particolare storie che avessero come protagonisti gli animali. Tanto che abbiamo trovato anche un testo scritto dal Conte Rendina che è un'ode alla sinità, che per noi è stato un po' una chiave di volta, perché abbiamo detto, vabbè, allora è questa la strada giusta. La cultura può avere un ruolo molto importante. Occorre naturalmente convincersi e lavorare in maniera decisa e ferma per portare degli obiettivi che sono alla nostra portata. Il fatto di collaborare con questa associazione ci ha aperto gli occhi sopra al nostro potenziale.
Mi sono sentito felice, emozionato, avevo un po' di paura, ma poi ce l'ho fatta. In ogni residenza c'è stata una sfaccettatura completamente diversa, grazie proprio a queste comunità e grazie soprattutto agli artisti che si sono lasciati voler bene e restituire poi un progetto così avvincente. We went to the markets, but yeah, we got the nuts, we got all the Kruski, pepperoni Krusko. It was amazing for us to discovering your region first, but also all the product you have, it's amazing. Also, as you said, with bread. Bread is really nice in a way because it's also everyone can have it every day. So that's the way for us to make simple things accessible, but also quite nice and beautiful. L'esperienza delle residenze artistiche credo che sia un'esperienza che debba essere ulteriormente incoraggiata e sviluppata e può essere la strada attraverso la quale si supera un po' lo schematismo che talvolta accompagna ogni analisi sui temi del decremento demografico, dell'abbandono, della chiusura dei nostri piccoli borghi. La cultura può essere uno strumento e un lasciapassare per iniziare a entrare in contatto con le comunità e per iniziare a sperimentare. Il cambiamento è proprio questo, provare a ribaltare delle immagini che ormai diamo per scontate rispetto a dei territori che fondamentalmente non vengono raccontati come potrebbero essere raccontati. La località non è certamente rigida e chiusa dentro una tradizione statica, ma è foriera e sorgente di possibilità che l'arte può tirare fuori, però sempre in un'ottica di pensarla anche in senso traslocale. Queste esperienze fanno sì che anche i più giovani mantengano quel legame territoriale all'origine che porta a sentirsi parte e quindi comunque a tornare o a poter, dopo determinate esperienze fuori, anche poter rientrare e creare nuove esperienze. Dobbiamo fare leva su un rapporto emozionale, esperienziale con i borghi e i comuni della provincia e devo dire di tutta la regione Basilicata, perché possiamo recuperare lì, in quei luoghi, quel feeling che può essere anche fonte di ispirazione artistica. Mi sembra che appunto questi artisti ne abbiano permesso veramente di cambiare lo sguardo. Attraverso questa loro permanenza sono riuscita a entrare in contatto molto rapidamente con bambini, cittadini, ragazzi e far vivere loro qualcosa che esce dall'ordinario. La residenza non può essere il principio che definisce più l'appartenenza a un luogo o a una comunità. Ovviamente questa è una sfida chiaramente per un futuro ulteriore, non immediato, ma sul quale l'arte può giustamente ragionare anche in virtù del fatto che è uno strumento visionario per il futuro. La cultura può essere sicuramente un volano di rigenerazione delle aree interne perché grazie alla cultura riusciamo a cambiare i parametri con cui noi misuriamo il successo, lo sviluppo e la capacità dei territori di essere innovativi e pensare ad un futuro diverso. C'è qualcosa che fa da calamita, in questo caso è stata la cultura, è stata l'arte e può essere veramente un esempio per tutte le altre aree interne, proprio come visione, no? Di guardare lontano per ritrovarsi vicini, perché appunto come dice questo slogan, no? Di questa rassegna, da vicino nessuno è lontano.